Il nome di Amario fu annoverato tra i più grandi della canzone dell'epoca, come Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio, Ernesto Murolo. I famosi autori di quell'epoca dicevano che ebbero così il successo agli inizi della prima metà del Novecento. Vorrei raccontarvi una cosa, che il papà di Amario faceva il barbiere, un modestissimo barbiere, e abitavano in un basso, come ho detto in precedenza. Ma dietro questo basso c'era un retrobottega dove vivevano Amario con il fratello Ciccillo, poi c'erano le sorelle Agata e Anna, e tutto in pochissimi metri quadrati. E pensate che in un'altra stanzetta attigua abitavano tre zie ed uno zio. Quindi pensate un po', in un basso napoletano, questo basso caratteristico che oggi tutti amano anche andare a visitare, vivevano ben 10 persone. Oggi la cosa è cambiata, grandi appartamenti, tutti i servizi. Comunque queste sono delle curiosità, cioè a Mario che sto a raccontarvi. Passiamo immediatamente alla prossima canzone, una canzone che parla di un mese bellissimo che tutti attendiamo ogni anno perché precede l'estate dove si va in vacanza e ci si diverte. Quindi si parla del mese di maggio, un mese in piena primavera, dicevo, quello che con l'aria tiepida e profumata fa venire voglia di cantare. Il mese in cui nascono tanti amori. Il ritorno di quegli amori apparentemente svaniti. La canzone che ascolteremo si intitola Maggio sì tu, anno 1913, canta la signora Giovanna Desio. Ma sento in te bene, ti ho attenta a giovandù.